Intanto il divario tra poveri e ricchi si allarga in paesi come la Spagna e anche l'Italia. A farne le spese di questa crisi mondiale sono soprattutto i bambini, emerge da dati della Croce Rossa. Sentiamo Susanna Galeazzi. I primi a soffrire sono i bambini. Ovunque nel mondo sono loro a pagare di più per la crisi economica. In Africa, in Sud America, ma oggi anche in molti paesi europei, un bambino su tre ha bisogno di aiuti concreti. In 22 paesi, 3 milioni e mezzo di persone hanno bisogno di sussidi. Per questo ricevono assistenza dalla Croce Rossa e dalla Mezzaluna Rossa, il 75% in più rispetto a 4 anni fa. La situazione, si legge nel rapporto della Federazione Internazionale della Croce Rossa sulla povertà in Europa, è allarmante e le difficoltà nel reperire fondi sono sempre più grandi. Aumentano i nuovi poveri, ma anche il divario, ormai netto, tra ricchi e poveri. In Europa la Spagna è il paese più in difficoltà, con 1,2 milioni di persone che hanno ricevuto aiuti alimentari e psicologici dalla Croce Rossa. Ma ecco il paradosso. Nonostante la recessione, la Spagna è l'ottavo paese in cui è aumentato maggiormente il numero dei ricchi, circa il 13% su base annua. La forbice tra ricchezza e povertà si sta consolidando anche in Italia, dove oltre 400.000 famiglie, il doppio dal 2009, hanno avuto bisogno di aiuti concreti dalla Croce Rossa italiana, che ha provveduto anche al pagamento delle utenze come luce e gas per chi non può più permetterselo, oltre ovviamente alla distribuzione di alimenti, medicinali e materiale scolastico per bambini.